Iniziamo dalla fine. Una gioia immensa cancella l'ennesima amnesia di un Cosenza incapace tra le mura amiche di imporre gioco e soprattutto capitalizzare al meglio le occasioni create. In molti hanno esaltato la squadra rossoblù, ma facciamo un passo indietro. Fosse finita 1-1, si sarebbe scatenato l'inferno. Il Cosenza, infatti, ancora una volta è stato incapace di chiudere la partita, regalando agli avversari il momento giusto per trovare il pareggio. Sarebbe stata l'ennesima beffa. Questa volta, però, il finale è diverso e regala quella gioia che, dopo la vicenda arcidiacono, consente di prepararsi al meglio in vista della sfida dell'Immacolata contro il Messina. Del resto, sono momenti come questo ad alzare il morale e cambiare una stagione. Come sottolineato nella nostra copertina, il Cosenza ha vinto all'ultimo respiro ed è ancora più bello. Buonasera e bentrovati a Tekel, un programma di Cosenza Channel su RT ogni venerdì alle ore 21 on demand, il giorno dopo su cosenzachannel.it. La buonasera ai nostri ospiti, benvenuto al giocatore del Cosenza Fabio Salvino. Buonasera. E buonasera anche al collega di Calabria Ora Antonio Clausi. Buonasera a tutti. La buonasera vi arriva anche da Piero Bria, la sigla e ritorniamo in studio. Tra poco. Dopo la sigla rieccoci in studio, Cosenza che ha vinto, tre punti fondamentali che proiettano così la squadra silana proprio alle spalle del Messina, primo in classifica. Si giocherà a Licata, parleremo anche di questo in questa trasmissione, tanti temi, però io direi di iniziare proprio da Salvino. È stata una vittoria importantissima quando tutti quanti, compresa la Cavese, pensava ad un pareggio. Sì, una vittoria bellissima quanto importante, perché ci servivano assolutamente i tre punti, una vittoria soffertissima, raggiunta meritatamente all'ultimo minuto. Secondo me abbiamo fatto una grande partita dal punto di vista tattico, la migliore di questo campionato. Ci siamo mossi bene, abbiamo fatto quello che avevamo provato in settimana, da squadra umile e consapevole dei propri mezzi. Siamo riusciti a portare a casa i tre punti meritati, perché comunque, come al solito, riusciamo a prendere gol sull'unica azione degli avversari, però siamo stati bravi a reagire perché non ci siamo disuniti e abbiamo raggiunto l'obiettivo dei tre punti meritatamente. Antonio Clausi, Salvino dice ci siamo complicati la vita per l'ennesima volta. Questa Cavese che ha trovato il pareggio, che partita è stata in un minuto? È stata una partita sbloccata immediatamente, quindi che ha dato al Cosenza la possibilità di giocare come se fosse in trasferta, aspettando i propri avversari, non arroccati su un portiere strafaccia, lì ad aspettare la Cavese, pronti a ripartire, tant'è che anche lì con Marano stesso hanno avuto delle occasioni. Il pareggio della Cavese è arrivato come al solito per un disguido, una piccola disattenzione. Io l'ho letta così, con Benincasa che è andato a pressare da 7,5, Benincasa è andato a pressare un po' troppo alto in quel caso, lasciando la zona di competenza scoperta, inducendo Piromallo ad andare a chiudere e lasciando libero poi Alfano, che è arrivato al tiro. Strafaccia ha fatto quello che poteva, però poi Russo, se non sbaglio, ha ribadito la palla dentro. Poi lì è stato un assalto all'arma bianca, è stato intelligente a quel punto Gagliardi, secondo me, a dire ai difensori apparenti in primis di andare in avanti per sfruttare le loro qualità con il gioco aereo, perché in Serie D sei 1-1 in casa,
come Pastore ha insegnato anche a Cosenza, è inutile ragionare, manovrare e andare lì, palle alte. Per fortuna alla fine Parisi ha indovinato quell'assist giusto per Parenti che ha fatto esplodere il San Vito. Le nostre torri ci hanno aiutato a vincere la partita. Vediamo però che partita è stata quella di domenica scorsa. Noi Cosenza Cavese l'abbiamo vissuta così. È nei momenti di difficoltà che le vere squadre dimostrano di essere grandi. Il buon pomeriggio vi arriva da Piero Bria e da Antonio Pallo. Tutto pronto, direttore di gara, dai il via, si comincia con Cosenza Cavese. Pallone splendido per Fiore, poi Mociaro che incespica, arriva la conclusione e la rete da parte di Piero Pallo. Splendido sviluppo in verticale dell'azione sull'asse di destra. Attenzione ora a questa azione con Liotti che prova a concludere dalla distanza. Attenzione, Russo defilato sulla destra, prova a concludere. Finisce il primo tempo al San Vito, Cosenza 1, Cavese 0. Rientrano le squadre in campo, Piero Pallo sul pallone per dare l'inizio e si parte. Mociaro, limite dell'area, la conclusione e la risposta di D'Antuono, il calcio d'angolo. C'è una conclusione del palo da parte di Manolo Mociaro. Forse attenzione del palo, il pallone per De Rosa che prova a calciare col sinistro, l'avevamo detto, bisogna stare attenti ora a questo pistacchione lì davanti alla Cavese. Il tocco di prima per Alfano dentro la conclusione, questa volta straface grandiosa e poi c'è il gol da parte della Cavese. L'azione in velocità della Cavese ha portato a una doppia conclusione per la squadra campana che ha sfortunatamente trovato il pareggio. Bravissimo Adriano Fiore, il suo cross dentro con la conclusione da parte di Reda. Pallone profondo dentro, va giù l'Angella, attenzione a Parenti col destro, la rete! Rete del Cosenza! Cosenza 2, Cavese 1, minuto 96. Gioite, gioite tutti, Tiberio Parenti, 2-1, la sua firma su questo match. Perdonate per la mia esultanza, ma vincere una partita del genere al 95esimo dà un'emozione grandissima. Finisce qui da Piero Bria e da Antonio Pallo. Il cordiale buon pomeriggio a voi tutti, Cosenza batte Cavese 2-1 e linea che va definitivamente allo studio. Queste le emozioni vissute al San Vito domenica scorsa. Ora vedo in collegamento con noi dalla nostra redazione Antonello Greco per l'analisi tattica proprio di Cosenza Cavese. A te la linea, Antonello, e buonasera. Sì Piero, buonasera a te e ai tuoi ospiti. Questa settimana abbiamo deciso di analizzare alcune situazioni del gioco del Cosenza durante la partita con la Cavese, vinta dai Lupi per 2-1. Iniziamo dal gol subito dal Cosenza. Vediamo come c'è l'azione del Cosenza. Adriano Fiore lancia in area di rigore, poi la difesa della Cavese respinge.
Ancora la Cavese in possesso di palla, ben in casa va a pressare da palla in dietro il giocatore della Cavese, dove c'è in pressing Marano. Inspiegabilmente ben in casa lascia la sua posizione e va a pressare commettendo fallo. Rimane a terra, la Cavese riprende subito il gioco e riparte. Riparte ripartenza velocissima dei giocatori campani, la palla arriva sulla corsia di destra, poi viene messa in mezzo, esce Parisi per andare a coprire la posizione di Benincasa che non c'è, la Cavese arriva al tiro, straface pare, poi Parenti in ritardo non riesce a coprire sull'attaccante della formazione campana e mette la palla in rete. Questo è il gol subito dal Cosenza, come abbiamo visto Benincasa ha lasciato la sua posizione. Nella seconda immagine che abbiamo preso della gara, qui possiamo vedere come Salvino va in pressing e Benincasa invece di essere al suo posto, vediamo che c'è praticamente un buco a centrocampo dove è l'arbitro, Benincasa è ancora indietro, quindi non riesce a ritornare. Per fortuna in questo caso Salvino riesce a pressare bene e la Cavese ritorna indietro, quindi non, per fortuna il Cosenza non sono stati guai per gli uomini di Gagliardi. Ultima azione che abbiamo deciso di analizzare è questa qui, vediamo come il Cosenza in questa gara ha deciso di effettuare semplicemente dei lanci lunghi per tutta l'arco della gara, perché ha deciso di scavalcare il centrocampo. Non è stata una come nelle altre gare che il Cosenza ha deciso di fare gioco, ma in questa occasione, come possiamo vedere, è un'azione emblematica della gara disputata dal Cosenza contro la Cavese. Questo è tutto per quanto riguarda le azioni e la tattica del Cosenza. Io vi rimando al prossimo intervento dove parleremo del prossimo avversario dei Lupi. Grazie Antonello. Fabio Salvino rideva nel vedere Antonello Greco e l'analisi tattica. Che impressione hai avuto? Perché a un certo punto hai detto vabbè, ci può stare un errore. No, io ho parlato di partita da elogiare dal punto di vista tattico, perché mai come in questa partita, cioè, non siamo mai riusciti ad essere costanti nell'arco dei 90 minuti. Magari facevamo un primo tempo a buoni livelli, però magari nel secondo tempo ci disunivamo, mentre in questa partita per 90 minuti abbiamo fatto quello che avevamo provato, cioè uscire bene sui centrocampisti, cercare di farli giocare il meno possibile. Poi ci sta, l'errore ci sta, però secondo me dal punto di vista tattico è stata in assoluto la migliore partita. E allora ci fermiamo perché dobbiamo andare in pubblicità, restate con noi perché rientreremo con un servizio dedicato a quello che qualche giorno fa ha detto l'allenatore del Cosenza, Gianluca Gagliardi. A tra poco. Spero che domani venga risaltato sui giornali per quanti cosentini e quanti under c'erano in campo. Una precisazione doverosa quella di Gagliardi. Due gli obiettivi dell'allenatore cosentino. Il primo, precisare alla piazza che questo Cosenza è dei cosentini e con tanti ragazzi si sta facendo il massimo. Secondo obiettivo, sollecitare la società a rinforzare un organico che, senza arcidiacono squalificato per la vicenda prospeziale e con gli infortuni che ingombono, è costretto a fare gli straordinari. Il mercato ci dirà le reali intenzioni del Cosenza. Finora l'obiettivo è stato raggiunto, seppur in condizioni non ottimali. La posizione di classifica strappa sorrisi, ma le spalle sono strette e c'è bisogno di allargarle. E, petto in fuori, arrivare allo scontro finale in condizioni ottimali e con una rosa capace di sopperire alle difficoltà che ci saranno da qui a maggio. Rieccoci in studio dopo il servizio dedicato a quanto ha detto Antonio Clausi Gagliardi qualche giorno fa, quasi a voler dire sono stati fatti miracoli al momento. Se siamo lì, sicuramente la squadra finora ha dato il massimo. Io credo che non solo abbia dato il massimo, ma sia una squadra da primo posto. Da primo posto in coabitazione col Messina, del resto la classifica è quella, non ci piove. Io dico un'altra cosa, sottolineo altre parole dette da parte del mister martedì, ovvero quelle che senza arcidiacono o chi per lui è difficile vincere il campionato. Questo è un messaggio inequivocabile alla società,
un messaggio in ottica calciomercato. Sappiamo benissimo che il lunedì 3 si apriranno le ostilità, chiamiamole così, si apriranno le liste di trasferimento e il Cosenza è vigile, però non credo che ne parleremo più tardi. Assolutamente, parleremo ad hoc. Dobbiamo parlare di mercato tra poco. Voglio fare un passo indietro con tutti voi perché poi cominceremo a parlare di mercato anche della prossima sfida del Cosenza Licata. Cosa è successo domenica scorsa? Domenica scorsa il numero 3 della Cavese, Gambi, nel secondo tempo è stato ammonito. Ebbene, tutti pensavano in tribuna che precedentemente fosse stato anche ammonito, quindi andava espulso. Cosa è successo? Grazie all'aiuto della nostra regia andiamo al 17esimo del secondo tempo di Cosenza Cavese. Fiore sguscia via in mezzo a due uomini, Gambi, che è il numero 3, attenzione, commette fallo, andrebbe ammonito, del resto il direttore di gara prende la decisione, estrae il cartellino giallo. Cosa succede? Il direttore di gara sbaglia e ammonisce involontariamente il numero 4, Marrandino, ragion per cui non è stato ammonito il numero 3, Gambi. Cosa succede? Successivamente, poi, nel frattempo, qui vediamo proprio, ci aiuta la regia, il numero 3 e Gambi, Salvino vuole il pallone, Gambi non glielo consegna, i due arrivano a contatto e poi Gambi commette un'ingenuità. Alla fine il direttore di gara arriva e lo ammonisce. Tutti quanti in tribuna logicamente pensavano fosse, si trattasse della seconda ammonizione e invece non è così, e del resto il direttore di gara ha soltanto ammonito e non ha estratto successivamente il rosso, perché per Gambi era la prima ammonizione, e credo che qui ci aiuti sempre la regia nel mostrare il numero di maglia del giocatore della Cavese. Fabio, hai visto, tu sei arrivato a contatto poi con Gambi, sì, perché sì, non sì. Ti dava il pallone, in certi momenti l'adrenalina è al massimo. Sì, vabbè, io poi per caratteristiche purtroppo a volte mi lascio trasportare un po' troppo dall'adrenalina. Sono cose in cui bisogna migliorare anche su questo. Parliamo un po' di te, perché adesso, sempre con l'aiuto della regia, andiamo a vedere chi è il procuratore di Fabio Salvino, ossia l'avvocato torinese Mauro Oruga, e come potete leggere, agente FIFA, non solo cura gli interessi di Fabio Salvino, ma di altri 4 giocatori del Cosenza, che sono Benincasa, Liotti, Scigliano e Bria. Tra gli assistiti, Antonio Clausi, del procuratore Ruga, anche 2 ex calciatori del Cosenza, due vecchie conoscenze, Bernardi e Provenzano. Sì, è un agente di mercato che lavora con il Cosenza sin dallo scorso campionato, lavora nel senso che ha trovato in Fiore Leonetti due ottimi interlocutori che hanno a piacere ad avere i propri calciatori tra le file del Cosenza. Sono calciatori, come abbiamo potuto vedere dai nomi, più che validi, non per ultimo Fabio, quindi è possibile che questa partnership prosegua anche nelle prossime finestre di mercato. Mauro Ruga, che è il tuo procuratore, lo è diventato alla fine del campionato scorso. Sì, precisamente durante l'estate. Dopo la partita con Messina diverse persone si erano avvicinate, poi ho deciso di scegliere lui perché, grazie anche comunque ai consigli dell'avvocato Leonetti, me ne avevano parlato bene, anche all'aiuto di Alessandro Provenzano, il quale mi aveva parlato sempre in modo positivo di Mauro, ho deciso di scegliere lui proprio per questo. E allora, questo è il procuratore di Salvino, però come dicevamo prima dobbiamo assolutamente parlare di mercato, e allora vedo collegato con noi Francesco Palermo dalla nostra redazione, vediamo quelle che sono le notizie di mercato e ritorniamo poi qui in studio. A te la linea, Francesco. Sì, Piero, buonasera a te e ai tuoi ospiti. Nonostante la febbre e il raffreddore non potevamo mancare in questa nostra finestra di mercato proprio adesso che gli scambi stanno per aprirsi. Ribadisco che la finestra di mercato riaprirà il 3 dicembre e in tal senso noi abbiamo sentito diversi operatori in uno dei nostri speciali che curiamo su cosenzachannel.it e ci hanno chiarito che è proprio questo il momento in cui le squadre si muovono per cercare di risparmiare qualcosa e di centrare gli obiettivi prima delle altre squadre. Si muove quindi anche il Cosenza. Abbiamo lanciato la provocazione sul sito Cosenza Channel qualche giorno fa. Il Cosenza sta per muoversi su due calciatori che sono Manco
e del Sorbo. Il primo ha lo stesso ruolo di arcidiacono, lo abbiamo visto qualche stagione fa con il Real Marcianise al San Vito. Il secondo invece l'abbiamo visto all'Opera l'anno scorso nei playoff proprio contro il Cosenza. L'obiettivo numero uno però per Leonetti e Fiore resta Pippo Tiscione, che per caratteristiche andrebbe naturalmente a sostituire Pietro Arcidiacono. Abbiamo ascoltato il procuratore del giocatore, che ci ha parlato non di una vera e propria trattativa, ma è chiaro l'interesse dei rossoblù nei confronti dell'ex, che tornerebbe volentieri al San Vito. In tal senso registriamo anche le parole del direttore sportivo del Città di Messina, La Rosa, che si è detto felicissimo di quello che stanno facendo i suoi uomini e non vorrebbe cedere alcun giocatore, ma ha chiarito che se qualcuno dovesse essere scontento, la società proverà a trovargli un'altra squadra e a capire insomma quali sono le reali intenzioni dei propri calciatori. Questo ci fa capire ancora maggiormente che il Cosenza è vicinissimo proprio a questo calciatore e ancor di più l'ultimo acquisto del Città di Messina, che ha prelevato Liborio Bongiovanni, un ex giocatore del Siracusa, ha tante presenze in Serie D, in Serie C2, nelle ultime stagioni è stato proprio a Siracusa dove ha ben figurato, era senza squadra ma si allenava con la Carrarese, quindi è già un giocatore pronto che potrebbe fare al caso il Città di Messina qualora Tiscione dovesse prendere la via di Cosenza. In chiusura vi do qualche altro movimento. Dal Brindisi è andato via l'attaccante argentino Villa, che è vicinissimo al Montalto, mentre invece la Nissa ha tesserato 4 under. Si tratta del difensore russo, del portiere Peluso, che è un 1994, e di due centrocampisti, Bordi e Lupi, entrambi in arrivo dal settore giovanile della Lazio. Grazie Francesco, ti ritroveremo poi più tardi perché dobbiamo anche parlare di juniores, però restiamo sull'argomento mercato. Perché Antonio Clausi? Ci sono anche altre notizie. Sì, ci sono anche altre notizie. Prendendo spunto da quello che ha detto Francesco prima, parlava di qualche malumore nel Città di Messina. Beh, Saraniti, dopo aver segnato domenica contro il Savoia al Giro a porte chiuse, si è lasciato andare un gesto, un'esultanza un po' così, che non è piaciuta tanto al proprio allenatore. La società subito è intervenuta, sapendo dell'interesse del Cosenza, ha detto che non era assolutamente un gesto rivolto verso i vertici del club, ma verso alcuni tifosi che ne avevano parlato male sui social network. Il Cosenza cerca anche un portiere, lo sappiamo. Ferlez, se non dovesse giocare in queste giornate, potrebbe tornare alla fissa di mercato di gennaio, però quando è aperto il mercato dei professionisti di nuovo al Chievo, e poi da lì trovare nuova sistemazione magari in altre squadre. Si è parlato con Franza nuovamente, però il Grosseto è stato chiaro in questo senso: il prestito è oneroso, quindi il Cosenza per arrivare a Franza deve investire qualcosina. In difesa verrà tesserato Filidoro, che già si allena con i calciatori rossi blu subito alla riapertura delle liste. A centrocampo, il reparto che interessa un po' di più da vicino a Fabio, ci sono degli abboccamenti, chiamiamoli così, con Francesco Paonessa del Montalto. Sarebbe una controfigura perfetta per quanto mi riguarda di Benincasa. E poi questa è una notizia delle ultime ore, degli ultimi giorni, con anche Manzillo della Gelbison, un calciatore che al San Vito ha impressionato e ha anche fatto un gran bel gol. In attacco le coppie sono quelle, sono Tiscione Saraniti e Del Sorbo con Manco della Casertana. Manco della Casertana che cambierà sicuramente casacca a Caserta, la vetta di 6-7 punti dalla Turris, c'è area di ridimensionamento, quindi calciatori di tale calibro, di tale portata, c'è anche Palumboli a Caserta, cambieranno aria. Però nelle ultime ore c'è anche una terza via per quanto riguarda la punta centrale, ed è sempre quello il nome è sempre quello, è sempre il nome di Luca Marzone del Sant'Antonio Abate. È tornato d'attualità. Perché ricordiamo, Luca Marzone è il sogno proibito dell'avvocato Leonetti. Già quest'estate doveva venire a Cosenza, c'era stata una prima telefonata, qualche contatto, poi non se ne era fatto nulla. Il Cosenza e Luca Marzone sono promessi sposi. Non si sa se convoleranno a nozze in questa finestra di mercato o chissà quando. Però per come parla Clausi, andate, la firma è prossima. No, assolutamente. Io dico semplicemente che da questi tre nomi, Saraniti, Marzone e Del Sorbo, arriverà alla punta centrale, secondo me. E poi per quanto riguarda l'esterno, che ricordiamo ha complicato le cose la squalifica di Arcidiacono, uno tra Manco e Tiscione credo che sia più che sufficiente. Anche dopo, lo ricordiamo, l'infortunio, gli facciamo in bocca al lupo di Liotti, una subluxazione della spalla, dovrà stare fuori fino a fine 2012, ritornerà nel 2013, perdonatemi. Si parla di mercato nello spogliatoio oppure il mister ha detto assolutamente no? Devo dire la verità, non parliamo tanto di mercato, è una cosa che riguarda la società,
sapranno sicuramente come muoversi, perché sicuramente Biccio è un fuoriclasse per questa categoria e non è facile sostituirlo. Sicuramente la società si starà già muovendo, sapranno come adattarsi. Facciamo restare tranquilli i tifosi, nessuno al momento è venuto a cercare Salvino, oppure perché nell'estate scorsa ti hanno cercato diverse società? Sì, magari nell'estate scorsa c'era stato qualche contatto, però io penso a stare qui a Cosenza e sinceramente non ho ricevuto altre richieste. Dobbiamo andare in pubblicità, ti vedi con la fascia di capitano? Io? Sì. Ancora troppo presto. Non adesso, è presto però. Magari in un futuro, ma è ancora troppo presto. Andiamo in pubblicità e ritorniamo ovviamente con un servizio dedicato ad un difensore che ha deciso domenica scorsa la partita contro la Cavese, Tiberio Parenti, a tra poco. E lasciami gridare, lasciami sfogare. Felicità. Il Cosenza gongola dopo la gara di domenica scorsa, decisa finanche da un giocatore che nell'ultimo periodo era finito nell'occhio del ciclone, ossia quel Parenti che ha trovato il suo secondo gol stagionale, questa volta decisivo. Una rete all'ultimo respiro, all'ultimo assalto. Con la forza della disperazione, Parenti ha spedito il pallone in rete per liberarsi di quelle paure che inevitabilmente ti si attaccano addosso dopo un periodo nero in cui la difesa rossoblù è stata messa pesantemente sul banco degli imputati. Per una volta però è stato un difensore a ritornare alla ribalta. I pugni al cielo e la corsa sotto la sud ne sono la testimonianza. Questa volta il detto Parenti serpenti è venuto meno. Ce ne fossero di Parenti felici così. Rieccoci in studio, abbiamo parlato di Parenti, Salvino, gli avete fatto una grande festa a fine partita. Perché dopo davvero quello che ha fatto, al minimo. Due gol già in questa stagione, uno era servito a poco contro la Gelbison, sì. Questo invece tanto. No, è un ragazzo che in area di rigore sa farsi rispettare, è cattivo, c'ha la cattiveria giusta per fare gol, quindi è sempre utile, no? Un difensore. Poi è giovane. Sì, è giovane, per carità. Avrebbe fatto l'under. Sì. Nel Lega Pro. Invece sembra proprio uno d'esperienza affermato. Ritorniamo invece a parlare di mercato, Antonio Clausi, perché voglio riportarti alcune dichiarazioni di Gagliardi. Gagliardi ha detto sul mercato: vedremo se la società riuscirà a reperire un calciatore che faccia la differenza come lo stesso Arcidiacono. Era quello che tu dicevi prima. Lui è stato, credo, chiaro con la società. Se Arcidiacono, se viene confermata la squalifica degli 8 mesi, bisogna prendere uno dalle caratteristiche simili ad Arcidiacono. Ma abbiamo detto prima, il Cosenza doveva completare l'organico con una prima punta. E i nomi li abbiamo detti tutti, li abbiamo snocciolati poc'anzi. Parallelamente si è creata questa esigenza di sostituire la figura di Arcidiacono con un elemento di pari valore. Posso dirti Gassama, sì, l'abbiamo messo nel sondaggio come opzione da votare. Gassama è un calciatore che per quanto riguarda la prospettiva è fortissimo, cioè ha qualità incredibili. Il problema dove sta? Il problema sta che il Cosenza non sa come tornerà Gassama. Il Cosenza tornerà, Gassama tornerà al Cosenza dopo aver disputato un paio di partite con la Juniores, la prima domani pomeriggio. Gradualmente, è il Cosenza, una squadra che vuole vincere il campionato, non può permettersi di aspettare Gassama, che a questo punto per noi è un'incognita. Però ovviamente sappiamo benissimo che quando tornerà a disposizione è un 93 e giocherà. Tutti lo aspettiamo Gassama, perché manca tantissimo a questo Piero, Cosenza. Permettimi di aggiungere solo una cosa. Sì, vai. Chiudendo l'argomento mercato, segnaliamo che Leon ha rescisso con il Messina perché non ha gradito l'ultima sostituzione e ha salutato tutti. E che faccia ha fatto Salvino? Non lo sapevo. Sei rimasta sorpresa?
Sì, perché aveva firmato anche in ritardo, cioè non me l'aspettavo, non lo sapevo. Nel frattempo prima parlavamo di Bice Arcidiacono, nei giorni scorsi è stato inoltrato il ricorso contro la squalifica degli 8 mesi a Pietro Arcidiacono dopo la vicenda Pro Speziale. Ovviamente nei prossimi giorni ci saranno novità, speriamo, per tutti noi tifosi del Cosenza positive. Ora però dobbiamo collegarci con la nostra redazione, vedo di nuovo Francesco Palermo, sì, perché dobbiamo parlare di Juniores. State la linea, Francesco. Sì, Piero, è un momento importantissimo per il campionato della Juniores, che nell'ultimo turno ha riposato. Il Brindisi, che ancora non ha osservato il turno di sosta, ha scavalcato quindi i Lupacchiotti con una partita in più in classifica. Ora il Brindisi è a quota 32 e il Cosenza è a quota 31, è quasi un campionato a due. Dicevamo quindi che il Cosenza domani dovrà assolutamente vincere con il Francavilla, andrà in trasferta il Cosenza, ricordiamo che i ragazzi di Troci sono imbattuti in questo campionato, hanno totalizzato 10 vittorie e un pareggio e domani potrebbero avere un turno agevole andando a Francavilla, anche perché il Brindisi sarà invece ospite sul terreno di gioco del Montalto, in una gara sicuramente non semplice. Diventa una corsa a due, il Cosenza fino ad ora ha sempre comandato il campionato, il Brindisi per la prima volta invece si trova primo in classifica e vorrà restarci. Toccherà quindi ai ragazzi di Trocini, impegnati, lo ricordo, a Francavilla domani, riprendere la marcia, conquistare un'altra vittoria per arrivare al giro di boa con qualche punto in più del Brindisi e fare la voce grossa fino alla fine del campionato. Con questo, Piero, è tutto, io vi do l'appuntamento a venerdì prossimo, saluto i tuoi ospiti, arrivederci. Grazie Francesco. E allora Fabio, di questa Juniores che sta andando alla grande, è stata superata in classifica ma ha una gara in meno, quindi può rifarsi e può ritornare in vetta, chi sono i giocatori che ti piacciono di più e che secondo te hanno più prospettiva? Perché poi tu hai giocato una partita con la Juniores. Sì, sì, io ho avuto il piacere di giocare una partita con i ragazzi e sono rimasto impressionato da, vabbè, Volpe, Reda, sono ragazzi con i quali avevo già giocato, quindi indubbiamente hanno ottime qualità. Però, devo essere sincero, non conoscevo Rino e Carbonaro, due centrocampisti molto bravi, non buttano un pallone. Si parla tanto di questa Juniores, lo si è fatto anche l'anno scorso quando c'era Luca Altomare in panchina, vi coccolano perché sembra essere cambiato tutto a livello giovanile a Cosenza. Sì, è bello l'ambiente, Cosenza per un ragazzo che vive l'ambiente è bello starci. Poi vedere una partita da Juniores, tutta quella gente al campo, è una cosa bella, è una cosa positiva, fa effetto, per un ragazzo magari ti dà più stimolo per giocare, no? Assolutamente. Piero, hai citato un attimo, Fabio ha citato Carbonaro, sì, della Juniores. Carbonaro ha lo stesso procuratore di chi? Di Sean e Saraniti. E quindi 2 più 2 fa 4. Staremo a vedere nei prossimi giorni. Ora però invece, con l'aiuto della regia, voglio mostrarvi le prossime partite delle prime 3 squadre in classifica, vale a dire il Messina che ha 29 punti, il Cosenza che ne ha 28 e la Gelbison che ne ha 27. Caro Fabio Salvino, ci aspetta un finale di girone d'andata, come ha detto il nostro allenatore, di passione. Di passione. Sono due partite toste, Savoia e Messina, non so se è un vantaggio giocarle tutte e due in casa, perché poi magari al ritorno ti va a giocare partite decisive, ultime tre di trasferte decisive, sarà dura, poi abbiamo dimostrato che fuori casa giochiamo quasi meglio di come giochiamo in casa, quindi vedremo, ogni partita poi è una storia a sé, vedremo come va. Antonio Clausi, stai guardando? Sì, guardavo. La regia di lasciare nuovamente la schermata dei prossimi incontri delle prime tre in classifica. Guardavo e pensavo, facendo gli scongiuri, che Manolo e Mocero è diffidato. Manolo Mocero è diffidato a 3 ammonizioni. Speriamo che non incappi nella quarta, proprio nella trasferta delicata. Ciò significherebbe che al San Vito contro la CR Messina, apro parentesi, giocheranno loro con le nuove divise sociali e qualche giorno prima sarà la presentazione ufficiale
anche l'immagine della nuova squadra e si spera anche di qualche nuovo acquisto, dicevo, potrebbe saltare questa partita qualora incappasse in un nuovo provvedimento disciplinare. No, speriamo proprio di no, invitiamo Manolo a stare tranquillo e a fare lì davanti. Davvero abbiamo pochi giocatori, almeno per il momento. Vedo collegato con noi dalla nostra redazione Antonello Greco, è il momento dei numeri. Antonello, linea a te. Sì Piero, domenica il Cosenza giocherà sul campo dell'Icata. La formazione siciliana ha conquistato 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, realizzando 21 reti e subendone 25. Gialloblu, dopo un inizio di stagione non proprio positivo, che è costato l'addio di Mister Balsamo, con l'arrivo di Pippetto Romano la formazione siciliana ha cambiato ruolino di marcia, riuscendo a totalizzare in sei gare 4 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. Sconfitta arrivata proprio domenica scorsa sul campo del Messina per 4 reti ad 1. Tra le mura amiche, i ragazzi di Romano hanno totalizzato 2 vittorie, 4 pareggi ed una sconfitta, mettendo la palla in fondo al sacco 8 volte e dovendola raccogliere in 7 occasioni. L'unica sconfitta casalinga risale alla quinta giornata di campionato, quando il Montalto riuscì ad espugnare il Dino Liotta per 1-0. L'ultimo precedente, infine, tra Cosenza e Licata risale alla passata stagione. La gara terminò 0-0 e, come lo scorso anno, anche in questa stagione si giocherà la gara alla 14ª giornata. È tutto per quanto riguarda il prossimo avversario. Io vi saluto e ci ritroveremo la settimana prossima. Grazie Antonello, iniziamo così a parlare del prossimo turno, dove il Cosenza affronterà il Licata. Non inganni però la classifica, Fabio Salvino, perché il Licata, è vero, ha avuto una partenza molto difficile, nessuna vittoria nelle prime 7 partite, ma ora è una delle squadre più in forma. Sì, sappiamo che sono in netta ripresa, 4 vittorie nelle ultime 6 partite, se non sbaglio. Sappiamo anche che hanno delle individualità interessanti là davanti e quindi dobbiamo preparare bene la partita come facciamo ogni settimana. Poi sappiamo che dando il massimo e giocando come sappiamo fare possiamo portare a casa il risultato. Antonio Clausi, volevi sottolineare un aspetto? Sì, che il Cosenza con il miglior attacco giocherà contro la peggiore difesa del campionato, però il dato non è un dato completo, perché il Licata in casa ha incassato soltanto 7 gol, quindi meno di quanti ne ha incassati il Cosenza, 10 tra le mura amiche. E questo sicuramente è un dato interessante. Ora ci vediamo invece una slide che è inerente al Cosenza, alle partite del Cosenza in trasferta. Ebbene, il Cosenza, caro Fabio Salvino, vabbè, tu lo saprai sicuramente, scendi in campo con questa maglia. Il Cosenza in trasferta si trova a proprio agio, tant'è che in 6 partite ha ottenuto 5 vittorie, una sconfitta, 0 pareggi, 11 gol segnati e 6 subiti. Sì, in trasferta abbiamo fatto più che bene. Speriamo di continuare così. Sappiamo chiuderci, difenderci bene in trasferta e poi ripartire alla grande. Non a caso abbiamo il miglior attacco, perché proprio sulle ripartenze riusciamo a far male, siamo bravi ad esprimere il gioco poi là davanti. Tu lo sai che questa partita, al di là di tutto, è importante, perché poi ci sarà lo scontro contro il Messina. Sì, è motivo in più per dare il massimo, per fare bene. Arrivare contro il Messina a un punto di distanza è fondamentale, è importante. Ci dobbiamo fermare la pubblicità e ritorneremo con l'ultima parte di Tackle tra poco. Ultima parte di Tackle, e allora, prima di affrontare con Salvino quello che è il prossimo avversario del Licata, parleremo ancora di questo anche con Antonio Clausi, che farà 3 domande al nostro ospite. Vedo collegata con noi Zaira Turano dalla nostra redazione. Perché? Perché Zaira ha qualcosa di interessante da proporci questa settimana, che riguarda anche Pietro Arcidiacono. A te la linea, Zaira. Buonasera a te Piero e ai tuoi ospiti in studio. Sul web finalmente si ritorna a parlare del calcio giocato e si abbandona quello che è stato il caso mediatico della settimana scorsa, il caso Biccio. Complimenti e auguri per il suo compleanno per Piro Mallo, e complimenti anche per Marano e Fiore, che hanno confezionato l'assist. Dopo il gol di Piro Mallo, i tifosi del Cosenza ritengono che la partita sia stata alquanto noiosa, lo testimoniano i pochissimi quasi assenti commenti sul web. La noia si trasforma in rabbia quando arriva il pari ospite, la squadra di Gagliardi viene accusata quasi di non saper chiudere le partite, e invece altri sostenitori sostengono che il Cosenza sia stato penalizzato dalle scelte della terna arbitrale.
Il malcontento però scompare al 96esimo quando Tiberio Parenti segna e dedica il successo a Pietro Arcidiacono. Esplode il San Vito e quasi in simultanea il mondo del web. Questa settimana nel sondaggio abbiamo chiesto: quale sostituto per Biccio, Tiscione, Manco, il ritorno di Gassama o un altro elemento? La maggior parte dei tifosi non crede che sia possibile il ritorno di Gassama, purtroppo, e crede che il sostituto che possa colmare il vuoto in squadra che ha lasciato Arcidiacono sia Tiscione, soprattutto per le sue qualità tecniche. Per Arcidiacono arriva solidarietà da parte degli stadi di Serie A come il Tardini di Parma e come lo stadio San Siro, dove gli ultra rossoneri in occasione di Milan-Juve hanno esposto questo striscione che vediamo con l'aiuto della regia. Speziale Michele Innocenti, onore ad Arcidiacono. Per questa settimana è tutto. Ti ridò la linea, ricordo ai nostri telespettatori di seguirci su Facebook e sulla nostra pagina internet www.cosenzachannel.it. Grazie Zaira. Per quanto riguarda Arcidiacono, non solo i tifosi del Parma, quelli del Milan, pensate, anche i tifosi del Colonia. Siamo nelle battute finali, prima di andare a parlare di pallavolo e anche altri sport, con Antonio Clausi voglio parlare sempre di una dichiarazione di Gagliardi che sul prossimo avversario ha detto: loro hanno preso 4 gol contro il Messina, vorranno assolutamente rifarsi, e in merito a noi ha detto: le partite si vincono durante gli allenamenti della settimana. Tu che a me dovresti rivolgerla a Fabio questa domanda. Poi la rivolgiamo. Io sono ho letto un po' di cose sul Licata, ho visto che delle pedine fondamentali per loro, quali Riccobono e il difensore centrale, se non sbaglio sempre vivo, si chiama, torneranno a disposizione proprio contro il Cosenza. Soprattutto Riccobono è uno di quei calciatori, assieme ad Arcidiacono, a Corona e allo stesso Tiscione, che fa la differenza in categoria. Quindi averlo contro sarà una brutta gatta da pelare. Era meglio affrontare il Licata nelle stesse situazioni del Messina. Si vincono durante la settimana le partite, poi domenica? Assolutamente sì. Preparare bene, fare una settimana buona. Comunque significa arrivare alla partita sapendo già quello che devi fare. Quindi è un vantaggio in più, magari anche arrivarci con la cattiveria giusta, la concentrazione giusta. Com'è andata questa settimana? Bene, così stiamo tranquilli per domenica. È andata bene. Voglio farti una domanda invece, voglio parlare di Pietro Arcidiacono. Dopo quello che è successo, come lo vedi? Come sta vivendo questo? Biccio sta attraversando un momento difficilissimo, penso più difficile della sua carriera. Bisogna stargli vicino, lui è un ragazzo che comunque è un ragazzo solare, scherza sempre, ride, magari cerca anche di nascondere la sua delusione, però indubbiamente ci sta male perché 8 mesi sono tanti e sono difficili da digerire. Nel momento in cui è successo quello che è successo alla Lamezia, voi vi siete resi conti subito di quello che poi sarebbe avvenuto di lì a poco? No, ma noi anche dopo eravamo sul pullman, ci hanno dato questa notizia, nessuno si era accorto perché... No, io sinceramente non sapevo nemmeno chi fosse Speziale, perché lì per lì nessuno se ne è accorto. Poi dopo è successo quel che è successo. E allora siamo in chiusura, dobbiamo però dare spazio agli altri sport, ad iniziare dalla pallavolo. Vedo collegato con noi Pasquale Marzocchi, linea a te Pasquale. Ciao Piero, buonasera e bentornati con il consueto appuntamento che Take Hill dedica proprio alla Cosenza Pallavolo, alla Desetta casa Cosenza Pallavolo. Dovevamo raccontare una vittoria del Cosenza, o meglio ci auguravamo una vittoria del Cosenza, purtroppo così non è stato. Cosenza non è riuscita nell'impresa di battere Casandrino. Casandrino Napoli, la capolista. Anche se le cose si erano messe bene inizialmente, perché Cosenza nel primo set conduceva 8-7 al primo timeout tecnico. Purtroppo Casandrino ha mostrato le proprie armi, cioè una squadra assolutamente compatta, un gioco variegato, molto ordinata, e si è affermata proprio come capolista. E che attraverso proprio quella che è l'approccio alla partita ha scacciato i fantasmi dell'ultima giornata in cui aveva perso con Messina. Cosenza ha perso 3-0 con i parziali 25-15, 25-18, 25-19 e adesso già pensa alla prossima gara, una gara difficilissima, un'altra gara difficilissima. Che Cosenza ha 7 punti e la sua avversaria, cioè Monterotondo, ne ha 11, però Monterotondo è una squadra
costruita anche per vincere. Quindi l'appuntamento è per tutti i tifosi della Cosenza Pallavolo al Palaferraro alle ore 18 domenica, cioè dopodomani, per seguire questo affascinante match. Per chi non può farlo, ci sarà chiaramente la diretta offerta proprio da Cosenza Channel.it. Uno scontro importante per Cosenza, perché Cosenza ha 7 punti e Monterotondo, ribadiamo, ne ha 11. Un campionato che vede sicuramente Casandrino come la capolista e la diretta concorrente alla promozione in Serie A2, poi c'è Castellana a 12 punti e Casarano a 14 punti e Casarano, che stanno facendo un campionato assolutamente importante. Peraltro Castellana si è rafforzato ufficializzando l'acquisto di Fosco Cicola, conosciutissimo nel beach volley, ma giocatore sicuramente di categoria superiore alla B1, e poi 10 squadre nell'arco di 5 punti, in queste c'è chiaramente Cosenza e anche Monterotondo. Vincere con Monterotondo significherebbe lottare, ecco, come ci diceva Di Fino la settimana scorsa, per un quarto o quinto posto e sicuramente un campionato tranquillo. Per questa puntata è tutto, ci rivediamo il prossimo venerdì con interviste e commenti riguardo proprio alla partita della Deseta Casa Cosenza contro Monterotondo. Grazie, ciao! Grazie Pasquale, ritroveremo te e la nostra redazione tra 7 giorni, sempre di venerdì, ore 21, qui su RTI, il giorno dopo on demand, su cosenzachannel.it. Per quanto riguarda gli altri sport, io vi ricordo quello che è stato il risultato dell'ultima gara dell'Abruzium, 2-1, una sconfitta ad Aieta. Abruzium, che vi ricordo, ha cambiato allenatore da Malvasi, il nuovo allenatore è De Vincenti. Penultima in classifica la squadra rossoblu, che nel prossimo match casalingo affronterà Santa Maria del Cedro. Dobbiamo però parlare anche di pallanuoto, fare complimenti a Giusy Citino, perché è la prima pallanuotista calabrese ad essere stata convocata in nazionale. La promettente atleta della Tubi Cider parteciperà infatti ai mondiali giovanili che si disputeranno dal 2 al 9 di dicembre in Australia. A proposito di pallanuoto, nel frattempo, e chiedo aiuto con le immagini alla regia, segnaliamo che la piscina di Campagnano, come avviene del resto ogni anno di questi periodi, si rifà il look, e come vediamo proprio dalla foto si sta procedendo alla pulizia della vasca, che sarà pronta per l'inizio di gennaio 2013. Questo è invece lo speciale che potete leggere e consultare su cosenzachannel.it. Ecco la regia che lo mostra, è dedicata a alcuni ex del Cosenza, ma si parla anche della vicenda Arcidiacono con alcuni aggiornamenti. Questo è invece il magazine che potete sfogliare questa settimana dal titolo Allarme, e vediamo proprio l'allenatore del Cosenza Gagliardi, abbiamo preso spunto proprio dalle sue ultime dichiarazioni. Siamo in chiusura, Antonio Clausi, e allora le tre domande per Fabio Salvini. La prima: tu sei un mediano o una mezzala? Diciamo, fatto meglio da mediano, mi sento più un mediano. La seconda domanda riguarda i tuoi allenatori: chi è quello che ti ha dato di più e quello ovviamente a cui sei più legato? Allora, io devo tanto a Luca Altomare, perché comunque per me è stato veramente un grande aiuto, no? Ha riuscito a portarmi in prima squadra, mi ha dato tanto sia a livello... Nel suo ruolo poi giochi tu sostanzialmente. Sì, sì, mi ha dato tanto sia a livello calcistico sia a livello umano, una grande persona. E anche, vabbè, il mister Gagliardi, che si vede che con i giovani ci sa fare, riesce sempre a darci gli stimoli giusti e a mandarci in campo con quella cattiveria che serve ogni domenica. La terza domanda invece è una battuta: ma chi è il vostro parrucchiere? Avete tutti quanti gli stessi capelli? Purtroppo è vicio, ci ha influenzato tutti. Io dall'anno scorso all'esordio con Messina portavo questa cresta, che su consiglio sempre di vicio, e poi vabbè, una cosa è rimasta così e nel tempo sto... Tatuaggi non ne hai? No, tatuaggi no. È forse l'unico ancora... giocatore, sei l'unico o mi sbaglio? Che ne... uno dei pochi pochissimi, che non c'è. Che rapporto hai invece con internet? Su Cosenza Channel ci vai sicuramente. Sì, consulto te. No, internet, cioè Facebook come tutti quanti, siamo sempre lì collegati su Facebook, poi di altro non sono un grande appassionato, diciamo, di internet.
frequenti per lo più siti sportivi. Sì, assolutamente, Cosenza Channel, Nuova Cosenza, quello, per quello che concerne il Cosenza, diciamo, tutti quelli che ci sono, assolutamente. Siamo in chiusura, io ringrazio per essere stato qui con noi e spero di riaverlo presto, Fabio Salvino, giocatore del Cosenza, buona serata. Buonasera a voi. E grazie anche al collega di Calabria Ora, Antonio Clausi. Grazie a te, in bocca al lupo a Fabio per la partita di domenica. Crepi. La buonasera vi arriva anche dalla nostra regia, i nostri tecnici, tutti coloro che collaborano con CosenzaChannel.it. Da Piero Pria una buona serata a voi tutti. Tutti vi lasciamo con una copertina dedicata al giocatore del Cosenza Pietro Arcidiacono e alle tifoserie che hanno mostrato solidarietà proprio al giocatore del Cosenza. Siamo in chiusura, la buona serata a voi tutti e ricordate sempre che qui da noi lo sport è tutto un altro racconto. Da Catania a Milano passando per Genova, il gesto di alcune tifoserie italiane non è di certo passato inosservato, un po' come la maglia di Arcidiacono dedicata a Speziale. L'amaro della squalifica addolcito da una solidarietà che non consente però all'attaccante del Cosenza di ritornare a giocare. Arcidiacono si è chiuso in un silenzio tombale. Chi lo conosce, chi sta vicino al calciatore, parla di un vizio provato da una squalifica che, purtroppo, segna di fatto la carriera di un ragazzo di appena 24 anni. Arcidiacono sa che a Lamezia ha commesso un errore e forse, tornando indietro, cambierebbe quella scritta in «Io sto con Speziale», un po' come quei tifosi che su internet e non solo hanno mostrato la propria vicinanza al calciatore con maglie e slogan molto chiari e la scritta «Io sto con Biccio». Il catanese ha apprezzato e, seppur provato da una squalifica pesante, è riuscito a fare un sorriso. E chissà che questa volta non siano i suoi compagni ad indossare una maglia con la scritta «Biccio innocente».